Monsignor Fausto Tardelli è stato chiamato dal Santo Padre a guidare anche la diocesi di Pescia, oltre a quella di Pistoia, della quale è vescovo da 9 anni. Le diocesi di Pistoia e Pescia saranno unite in persona episcopi, una formula che garantisce alla diocesi pesciatina che non sarà né soppressa né sminuita nel suo valore, ma che a guidare entrambe ci sarà un unico pastore. La notizia ufficiale è stata data stamani nel corso di una cerimonia che si è svolta in Palazzo Vescovile a Pistoia, dove il cancelliere Don Roberto Breschi ha letto la comunicazione del nunzio apostolico. Eccellenza, una grande notizia quella di oggi, lei diventa vescovo anche di Pescia, nel frattempo però la diocesi di Pescia rimane con la sua integrità, non viene soppressa. Il Santo Padre mi ha nominato vescovo di Pescia e non ha unito le due diocesi per farne una sola. La diocesi di Pescia rimane nella sua originalità, nella sua caratteristica, in tutte le sue funzioni. È il vescovo che in questo caso è chiamato ad essere vescovo di Pistoia, come lo sono da 9 anni, e anche vescovo di Pescia, con tutto l'affetto, con tutta l'attenzione, con tutto l'impegno che un vescovo deve dare alla sua Chiesa. Qual è il messaggio che dà ai nuovi fedeli che appunto si uniscono alla diocesi di Pistoia? Intanto ecco che vengo a loro appunto come un servitore di quella Chiesa, e non a mezzo servizio, ma con tutto il cuore, con tutto il mio impegno. E poi invito tutti a avere fiducia nel Signore, affidarci a Lui e non avremo paura di niente. Lavoriamo insieme, più ci uniamo e meglio è.